Happy Gourmet goes to Italy. Ciao bella! Arriving in Italy, Yama. Hey, we're here in the heart of Tuscany. We're about to meet Gino and Fuso Carmignani, two of the most renowned local winemakers. Between them, they've got almost 100 years of winemaking experience. Their family dates back 700 years in this region, and we're about to be introduced to them. Glad to meet you guys. This place is gorgeous. You've got a great, great place here. My pleasure to meet you both. It's very good, yeah, very good. I hear you make a wonderful soup in your restaurant. Shall we try? Let's go. Io sono Gino Carmignani, detto Fuso, cioè perché in Toscana il soprannome ha un valore aggiunto. Qui siamo a Monte Carlo, in provincia di Lucca, praticamente fra Firenze e il mare, verso Viareggio o Carrara. La mia vita è il vino e anche il cibo. Da 700 anni la mia famiglia è in Toscana, abita in Toscana. Il mio cognome è Carmignani, cioè un nome ghibellino. Difendevamo nelle vecchie torri qui del Medioevo l'assalto dei Pisani ai Fiorentini. Avevamo questo ruolo. Quindi io nasco una cinquantina d'anni fa circa e la mia vita di mio padre è fare lavorare la terra e lo diventa anche la mia. Il mondo sta cambiando e così cambia anch'io, ma non è che cambio modificando il mestiere che faccio per migliorarlo, e mi ritrovo qua di fronte a voi così. Ma il grande cambiamento avviene alla fine degli anni 70, perché io, appassionato di musica e di letteratura americana, ho adorato per molti anni Jack Kerouac, Allen Ginsberg, ho conosciuto Ferlinghetti, insomma la West Coast intellettuale è stata molto forte, come per tutti i giovani dell'epoca. Ah boh, ma e non posso fare l'intervista? Sì, è stato questa cosa che ha modificato tutto il mio essere, la cultura che tende all'universalità. E allora io ci ho messo del mio, perché nel suono veniva dagli Stati Uniti, era il suono della musica. Il suono anche la letteratura italiana mescolata alla nuova generation della comunicazione e della letteratura americana, e poi c'era di mio il vino e il cibo. È il vino che mi lancia, che mi rinnova, che è il segno, è questo, e si chiama For Duke, è dedicato a un grande musicista americano che è Duke Ellington, che senza di lui forse anche i Rolling Stones sarebbero stati diversi. E era un omaggio a quel suono, a quella colonna sonora della mia vita. Perché da lì ho conosciuto tanti altri grandi, fra cui uno di cui sono ancora innamorato è Frank Zappa. Però anche nel cibo, nel vino ho avuto questa voglia sempre di rinnovare attraverso la conoscenza e la storia che io rappresento e quello che io so fare. Il vino quando passa di qua è straordinario, crea delle armonie magiche, perché mangiare bene fa bene al corpo, mentre bere e mangiare bene fa bene alla mente. La storia di quello che io sono in realtà può essere scritta anche qua. Persone che io ho desiderato, conosciuto, ho amato, ho letto. C'è Bob Dylan, c'è Frank Zappa, c'è Kerouac, c'è d'Annunzio, c'è Dante, c'è Leonardo, c'è tutto. E questo porta anche molta fortuna, molta fortuna. C'è questo, insomma, un vino racconta anche questo. È la mia on the road. Questa è la zuppa frantoiana, il nome di questo piatto, e è fatta di una quindicina 20 verdure. Vengono fatta questa julienne di cipolle, porri, carote, sedano. È la prima parte della tritatura e tutto viene messo in questo recipiente con mezzo litro di olio extravergine di oliva. C'è la storia della Toscana, è il piatto tra i più poveri e il più buono e il più ricco. Proprio queste molteplici verdure, l'olio extravergine, tutto quanto, il pane, fa sì che la Toscana racconta tutto la storia di questa terra. Mio padre, Angela e Marilena, da quando sono nati, una volta ogni 15 giorni o al mese, hanno sempre fatto la zuppa. È come nel vino, remoage, come si usa nella barrique. Sale, pepe, spezie, maggiorana, maggiorana, poi c'è altre piccole erbe di campo. Beans viene messo. Vedi, viene frullato. Basilico. E queste sono erbe spontanee, molto spontanee, qui cioè nascono sui prati, qui in Toscana, e il profumo è... Sono nato il 2/1/1919. A Lucca col taglio cesareo. Si doveva morire tutti e due e invece siamo vivi. La mia mamma è morta a 30 anni. Io ho fatto sempre il contadino, Quando sono andato militare ero telefonista e panaio. Ho fatto la guerra con Matila della Bosnia e il 2 settembre ero a casa, ero della mafia. Sono tornato militare, facevo il contadino, ho fatto sempre il contadino. Si faceva in famiglia anche le barbatelle in estate selvatiche, invece ora si comprano dalla Francia. Perché io sono vecchio, non posso fare altro. Quelle che sono le vite vecchie le ho innestate tutte io. E il vino è un secolo che si fa il vino, tanti anni. E se tornassi indietro rifarei il contadino, perché il contadino ha sempre soldi, non l'ha mai, però fa una vita diversamente. Se io ora voglio andare a Roma, vado a Roma, e invece un operaio mi stia lì alla fabbrica, alla catena, capito? Io voglio dire che noi non sappiamo scrivere, non è che siamo, no? E tutte queste cose, però tutto quello che noi siamo è scritto qui. Zuppa alla frantoiana, which means where the olives are crushed. And we're literally sitting under the olive trees next to the grapes. There's probably more than a dozen vegetables and 2 dozen herbs, as well as the wine and the olives. Beautiful soup. We have a great family gathering. There's a special sopa on the menu today that is also a secret recipe of the family. And very nice atmosphere. You have to come, enjoy, sit, drink wine, and enjoy this atmosphere. It's just spectacular. Chin chin. You know you're drinking a great homemade wine when there is no label. This happens to be Vin Santo, the traditional aperitif after the meal. It's a bit on the sweet side, and what makes it even better is a nice biscotti. This is for dunking in the Vin Santo and absorb. It just melts in your mouth, and somehow it still remains crunchy. It's one of the mysteries of biscotti. And after you've had a couple of Vino de Santos, Cantuccini di Prato is easier to say. Cantuccini di Prato. That is the name of the biscotti. Mm. In Lucca, if you find this amphitheater, you'll know that it's been here for 2,000 years. These stones are emanating the Roman feel of this area for thousands of years, not centuries, millennia. This place is ancient. Now I can tell if you're lying. You better tell me the truth, Pinocchio. Where are you from? Ah, Collodi. He must be from Collodi. Nose did not grow. This is the original Café Caselli. This is where Puccini actually sat, probably sipping a espresso, writing some of the most famous operas in the world, right in this cafe. Hey, even at the rest stops here in Italy, they serve some wonderful cappuccino. Coming up on the continuing Hippie Gourmet Euro Tour, we go to Italy. Hippie Gourmet, my favorite TV show.